pirotecnica allo Stirpe di Frosinone, dove Lentella passa in vantaggio dopo pochi secondi con la fuga e la giocata vincente di De Luca. Poco dopo la mezz'ora pareggia però il Frosinone con il sinistro di Camillo Ciano. Lo stesso Ciano in apertura di secondo tempo approfitta della papera di Iacobucci e segna il suo 8° gol in campionato. Poi ancora Frosinone davanti, prima palo, poi traversa quindi il sinistro di Daniel Ciofani, che segna anche la sua doppietta personale, ma prima però c'è il calcio di Diav che riporta sotto Lentella. Eccolo il secondo gol in campionato in partita di Daniel Ciofani. Sembra finita, invece così non è, perché c'è il calcio di rigore per Lentella, trasforma la Mantia 4-3. Dopo 10 partite torna al successo la Ternana con uno scatenato Montalto che ne segna 4. Pareggia il gol di Morra al 5° minuto, questo è il primo dei suoi 4 gol. Al 26° raddoppia ancora Montalto, mai così prolifico in carriera con questo destro. Ancora battuto il portiere della Pro Vercelli, la tripletta di Montalto. Arriva così, segna in tutti i modi in questa magica serata sul campo di casa, segna anche di testa in apertura di secondo tempo e sono 4. La Pro Vercelli però prova a risalire, prima il gran sinistro al volo di Baiusci e poi poco dopo la mezz'ora per questo fallo su Bifulco trasforma Vives il calcio di rigore 4-3. Balotelli lo attacca, Migliaccio cerca il guizzo, Balotelli all'interno dell'area di rigore, Balotelli va giù, calcio di rigore, parte Eto'o, rete, batte Maicon, il raddoppio dell'Inter. L'ingresso in area di rigore, stacco di Cross per Samuel, cerca la sponda, secondo palo, arriva Sirigu, cambia la seconda volta, Balotelli attacca Migliaccio, se ne va Balotelli, Migliaccio non lo tiene, Balotelli, Balotelli palo sul sinistro, Eto'o, rete, rete. Pallone verticale per Miccoli, Miccoli davanti al portiere, Miccoli, il palloretto, la parte vuota, Miccoli, rete. Si propone Miccoli, è scattato Cassani, lo vede Miccoli, il pallone per Cassani, in ritardo Montari, cross basso, Hernandez. Attenzione, Miccoli, rete, rete, incredibile. Costretto a uscire dall'area di rigore Maicon, poi il numero su Pastore, se ne va Maicon, Maicon, sotto porta, rete. Lollo, un terzino, mette in mezzo, un pallone velenoso, porta vuota, Donnarumma. Battuto l'angolo, Mia chiama gli ardi, e calcio di rigore. Parte Donnarumma, il destro, rete! Luperto, Veseli, palla cross, palla sul secondo palo. Parte Castagnetti, palla che gira, Castagnetti traversa. Gira per Fazzi, si accentra, Fazzi va al tiro e trova un gran gol. Apertura di Caputo, Luperto, palla in mezzo, la porta vuota e arriva Krunic, 1-2, splendido ancora Krunic. Rischia Simic, perde il pallone, Iallo sopra il portiere, Iallo Cone, il cross sul secondo palo, colpo di testa e palla in rete.